nuovo riuscite ad esserci e non è stato facile. È un altro sogno che si realizza. Abbiamo cercato di gestire tutte le emergenze e speriamo di aver fatto del nostro meglio e di fare del nostro meglio durante questi 4 giornate. Catalogone è uno dei festival di punta per la nostra amministrazione, uno dei festival, dei 3 festival che sosteniamo, ma che sosteniamo proprio con un contributo importante. Perché dico questo? Perché in questo tempo non è scontato, a volte è giusto parlare di numeri. E quello in realtà che vorrei portarvi come saluto dell'amministrazione mi tiro fuori dal farne parte e l'orgoglio di essere un'amministrazione che in questo periodo più che mai sta credendo nella cultura. L'incontro di stasera si intitola La testa e il cuore. È una serie di letture tratte dal libro di Simone Tafiori che però non ho potuto presenziare. Beh, non le parlavo d'amore, però le lasciavo le poesie sotto il cuscino. Sì, un foglio di taccuino a quadretti, quella di Saba era la nostra poesia. Durano sì certe amorose intese quanto una vita e più. Io so di un amore che ha durato un mese e vero amore fu. Anche questo è un memento mori. Guarda che noi potremo stare insieme solo un'ora. Importante è l'intensità della nostra relazione. Mi metteva in guardia da se stesso. Fabrizio De André diceva che la curiosità è una prova profondissima dell'amore, quindi una possibilità evidentemente di tenerlo sempre vivo, sempre acceso. Molto difficile per tutti e siamo felici di vedervi soprattutto così numerosi perché questo è un incontro di poesia. Abbiamo puntellato le travi perché non cedano agli inverni e trovino forza dal basso. Conversiamo sottovoce di pane e di vento e di come da tempo si raffreddi anche la retina che tutto stenta a trattenere.